campo sui giocatori del Verona. Ferrari che difende il pallone, è ancora nostra, è ancora nostra, è ancora nostra, è ancora nostra, è fallo laterale, è fallo laterale vicino al calcio d'angolo. Dai, su, 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 Ferrari, Ferrari, attenzione, Ferrari ancora, la palla è ancora lì. E poi cercano di alzare il baricentro. Adesso forse è l'ultima azione d'attacco per loro. Il pallone tenuto da Scaglia che lo mette largo per Anderson. Non sbagliamolo, non sbagliamolo, non sbagliamolo. Attenzione, attenzione, area di rigore. Vanno giù, vanno giù, vanno giù, vanno giù. Ammonito, ammonito, ammonito. Bravo sto arbitro qua. Molto bravo l'arbitro. Ammonito Montella. Ammonito Montella, ammonito Montella, che si è buttato letteralmente, incredibile, si è buttato letteralmente. Un minuto ancora da giocare, minuto e mezzo da giocare, un minuto e mezzo amici sportivi, che state vivendo con noi queste incredibili emozioni, 47-36. 47-39. Non finisce più, non finisce più, non finisce più. Attenzione, pallone lungo su Ferrari, la palla lì, Alfredson, la riconquistano loro che la ributtano in avanti con la forza della disperazione. Ancora là il pallone, Fabinho, fallo, 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 calcio di punizione in nostro favore, e calcio di punizione in nostro favore. Ultimo minuto, 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 ultimo minuto. Mandorlini ha finito i cambi, no? No, loro, sì, loro. Loro hanno finito i cambi. Attenzione, la palla avanti, Iron Nick per l'ultima palla, l'ultima palla della disperazione. Ancora il Verona, li teniamo lì, li teniamo lì. Ferrari, Alfredson, Alfredson, poi la palla lì, la palla lì, gestiamola con calma, con calma. È calcio di punizione, è calcio di punizione, è calcio di punizione. 10 secondi, è finita, è finita. Serie B, il Verona in 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 Serie B, il Verona è in Serie B, il Verona in Serie B, il Verona in Serie B, il Verona in Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, Serie B. Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, il Verona in 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 Serie B, amici sportivi, il Verona in Serie B. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Guarda che l'abbiamo fatta! La maglietta, la maglietta, la maglietta. Domani. Dai, ragazzi, cerchiamo un attimo di sistemarci, dai. Lo so, lo so, lo so, ragazzi, lo so. Lo so. Che l'abbiamo fatta! Che l'abbiamo fatta! Immagini bellissime, bellissime, bellissime. Dimmi Civers. Aspetta perché Civers. Fonte Wikipedia, la Salernitana Unione Sportiva è nata il 19 giugno 1919. Oggi, oggi muore. Oggi muore la Salernitana, grazie per l'informazione. Ma che roba, vai, vai. Festeggiamenti,
Festeggiamenti in casa della Salernitana. Festeggiamenti in casa della Salernitana. Festeggiamenti nello studio di Teleuomo. Festeggiamenti. Noi andiamo in Serie B. La, 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 la. Noi andiamo in Serie B. Occhio. Telefono. Oh, il telefono. Lo so. Dico di Madonna e basta. Massimo della passione di più. Grazie, bene. Ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta con una grande prestazione. È finita finalmente. Un grande secondo tempo del Verona, Gigi. Mentre festeggiano, lasciamo pure che lo studio festeggi, poi cerchiamo anche andiamo a sedere. Dai. Allora, intanto, dai. Se vuoi che parliamo della partita. Allora, intanto diciamo che la Salernitana ha meritato di vincere, però nei 180 minuti il Verona ha sicuramente meritato il passaggio in Serie B. Poi, è inutile dirlo, questo è stato un campionato che abbiamo vissuto delle cose incredibili. E tu forse ti sei dimenticato, quando noi giustamente facevamo qualche critica al Verona all'inizio dell'anno, perché avevano anche la società scoppiata la festa in studio, aveva fatto qualche sbaglio, tu mi ricordo da questi studi dicevi guardate che magari quest'anno sarà l'anno che poi ci troveremo qui, me lo ricordo, no, te lo ricordo io momento, ecco. Perché la verità è che questa squadra aveva dei valori, però era evidente che erano valori inespressi e poi alla fine i valori però Gianluca fuori. E sono contento che sia così, allora sono contento che sia stato soprattutto Mandorlini a determinare il cambio di rotta di questa squadra, perché ancora una volta, scusate ma qui purtroppo c'è una baraonda che non si capisce, c'è una baraonda pazzesca, ma è bello, facciamola vedere, perché sono anni di sofferenza incredibili questi e ce l'abbiamo fatta. Ghelemo fatta. Mandorlini, quanto ha inciso, Gigi? Cerchiamo anche di fare un discorso magari serio. Tecnico. E tecnico. No, ti dicevo prima, sono contento che l'artefice principale di questo cambio di rotta e di questa conquista della Serie B sia stato sicuramente Mandorlini. A testimonianza che, come ho detto spesso e volentieri qui a Tutto Calcio, un allenatore quando è bravo incide totalmente in quelle che sono le sorti di una squadra. Certo. Questo è venuto qui, se ti ricorderai, anch'io con te ho criticato qualche volta i mezzi di lavoro di questo uomo. Però attenzione, ha ingannato anche me, perché questo è venuto qui, ha pensato di lavorare prima di tutto sulla testa dei giocatori. Cioè è venuto qui e ha voluto dare serenità all'ambiente. Dopodiché, quando ho spiegato loro il suo progetto, ha iniziato il lavoro sul campo, ha iniziato a uscire la sua personalità, la squadra, e lì bisogna fare un plauso a questi giocatori, l'ha seguito in tutto per tutto, e lì è nato il miracolo Verona, perché di miracolo quest'anno miracolo, si può parlare. È un miracolo incredibile. È pazzesco perché è successo esattamente il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso, primi tutto l'anno, sbagliamo le partite importanti. Quest'anno addirittura ridosso dei play-out ad un certo punto e poi il Verona uscito tutti, alla Luca, gara. Fermo, perché c'è... No ragazzi, fermi un attimo perché c'è Stefano. Fermi tutti, Stefano! Sentiamo Stefano da solo. Stefano! Ce la siamo presa, Stefano! Scusate perché stiamo piangendo da 10 minuti. Ce la siamo presa, ragazzi. Soffrendo fino all'ultimo momento. Raggiuno!
festeggiamo insieme. Stiamo piangendo come dei pazzi qua, ragazzi, ce la siamo presa soffrendo fino all'ultimo e va quel paese tutti, siamo in vita. Grande, è stata una grandissima emozione qui alla fine, devo dire che è stato come al solito. Ti faccio una domanda, i giocatori del Verona sono ancora in campo o sono andati via? No, sono scappati dove c'era il pullman, praticamente è stato aggredito Mandolini in mezzo al campo, poi non ti dico qui cos'è volato, andate a festeggiare a casa bastardi, robe del genere. C'è un signore che viene portato fuori in ambulanza, vediamo, no, in ambulanza, in barella, scusami. Sì, ecco, esattamente, il Verona è scappato da quella parte lì, Mandolini è venuto a festeggiare, lì praticamente è Gianluca, dove abbiamo lasciato il pullman quando siamo arrivati. È un'imboccatura, è un tunnel che dà gli spogliatoi, che sono da quell'altra parte, il Verona è scappato lì, si è messa davanti la polizia. E lì dove sta uscendo adesso quella persona in barella che penso si sia sentita male. Sì. Comunque è un'emozione straordinaria qui, ragazzi, e ce la siamo sudata fino all'ultimo. Abbiamo visto uno striscione, lo stai vedendo anche tu, Stefano? Uno striscione. Bossi e Maroni. Gli ultras Verona, Bossi e Maroni hanno scritto. La buttano in politica. Si sono dimenticati del sindaco che in curva si è andato come un pazzo. Stefano, la situazione vostra invece volevo sapere. Noi siamo tranquilli adesso, noi siamo abbastanza tranquilli, ci hanno chiesto di star qui ancora per un pochino per poi scendere negli spogliatoi ed è quello che faremo, saremo qui ancora 4-5 minuti, poi penso che ci porteranno giù negli spogliatoi. Adesso Stefano porta a casa la pelle, sia tu sia Zamboni, venite qua che festeggiamo insieme, che qua si va avanti ancora a lungo. Mi duole dirlo, ma continua la maledetta striscia positiva di Sandro Zamboni. Io purtroppo non ho ancora vicino a me perché era lì in mezzo, io spero di rivederlo tra un pochino perché era lì in mezzo, ragazzi, se l'è fatta in mezzo al pubblico. Bravo, raccontami un po' dei nostri tifosi, Stefano, che stiamo vedendo. Esatto. Straordinari, stanno andando dritti come dei treni, io penso che la maggior parte sia arrivata a partita già iniziata perché i fulmini sono arrivati dopo. È stato un'esplosione totale di gioia, non hanno mai abbandonato la squadra, l'hanno seguita passo per passo perché, ragazzi, è stata una finale veramente tirata, tiratissima. Io non so come l'avete vissuta noi, ma noi tremavamo negli ultimi 20 minuti. Io... E abbiamo tremato come di Stefano, parte. Stefano, io direi una cosa, facciamo ragazzi un bel applauso al presidente Martinelli. Sì, bravo Giovanni. Certo, era in curva ragazzi Giovanni, era in curva Giovanni. Ora in curva con tutti quanti, Giovanni. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Perché ci ha messo soldi, ci ha messo passione, ci ha messo la salute, se mi permettete. È tutto merito suo questo. Anche merito di Gibellini. Anche Gibellini, anche Gibellini. Uno staff dirigenziale che quando ha capito come si fa a fare calcio... Si è messo a posto, come Stefano? Quello striscione, grazie presidente, c'è una B gigantesca, c'è un grazie presidente e una grossa serie B, non so se lo stanno inquadrando, Martinelli era lì a vedere la partita, dove c'è quella B, non so se voi vedete l'immagine della curva del Verona. In questo momento no Stefano. Ecco, vabbè, però praticamente era proprio nel punto dove c'era Martinelli fino a poco prima della fine, poi l'ho perso di vista anche perché noi eravamo comunque abbastanza distanti, cioè io vedevo il settore di curva. Comunque stiamo festeggiando come dei pazzi. Vorrei anche dirvi che questi della sanità hanno fatto invasione di campo, comunque meno male che li hanno rispediti. Come Stefano? Questi della sanità hanno fatto anche invasione di campo. Bravo, grazie. Ciao. Grazie mille. Stefano, ti aspettiamo qua. Ciao ragazzi, ciao. Ti aspettiamo qua, Stefano, grazie. Grazie Stefano. Stefano, fra poco avremo le immagini da Piazza Bra. Siamo in collegamento con Piazza Bra, tra pochissimo vedremo i festeggiamenti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Stefano. Grazie a Stefano Rasulo. Allora, mi raccomando Stefano, giù negli spogliatoi vogliamo sentire la voce di Mandolini, Ciao. Penso che abbia già chiuso.